In primo piano la diffusione Covid in Abruzzo, nel pomeriggio è arrivato il consueto bollettino con i nuovi dati su contagi, vittime e pazienti ricoverati, ma per tutti i numeri ci colleghiamo con il nostro inviato Fabio Lussoso che si trova a Pescara insieme a Diego Martelli. Fabio, buonasera, anche oggi dunque tornano a crescere i nuovi positivi con la particolarità del caso Giulianova. Esattamente, buonasera Paolo, buonasera ai nostri telespettatori. Ancora dunque un record per i contagi da coronavirus nelle ultime 24 ore nella nostra regione. I nuovi positivi sono esattamente 482, come ricordavi tu, mentre i decessi sono 6. Come sta accadendo ormai giornalmente, si tratta del dato più alto mai registrato, dati emersi dall'analisi di 3.710 tamponi. È risultato positivo circa il 13%, ovvero il 12,99% dei campioni analizzati, la percentuale più alta nelle ultime settimane. Con i 6 nuovi decessi, il bilancio delle vittime sale a 540. Gli attualmente positivi superano quota 5.400, aumenta anche il numero dei ricoveri. Dei nuovi casi, 183 sono riferiti a tracciamenti di focolai già noti. Cresce l'allerta a Giulianova, dove solo nella giornata di oggi sono emersi 66 nuovi positivi. Di questi, 61 sarebbero riconducibili ad una struttura privata. La ASL di Teramo ha provveduto ad informare il sindaco Ivan Costantini. Sono in corso indagini da parte della ASL per capire, per comprendere esattamente i motivi di tutti questi contagi. Tornando ai casi abruzzesi, il paziente più giovane ha 8 mesi, il più anziano ha 99 anni. I positivi con età inferiore ai 19 anni sono 75. I decessi recenti riguardano persone di età compresa tra i 78 e i 99 anni. Uno in provincia dell'Aquila, 2 in provincia di Teramo e 3 in provincia di Chieti. Il totale dei casi abruzzesi dall'inizio dell'emergenza ad oggi sale dunque a circa 10.000. ovvero 9.674. Per quanto riguarda il bollettino sui nuovi casi positivi al Covid-19 è tutto. Ringrazio Diego Martelli per questo collegamento. Ti restituisco la linea. A te in studio.